Proprio per La domanda chi sono gli arrestati? La risposta sono tre fratelli di Porto Empedocle, Alberto Traina, 53 anni, con precedenti per usura, Giorgio Traina, 47 anni, sorvegliato speciale e già denunciato per associazione mafiosa e poi Maurizio Traina, 44 anni, con precedenti per truffa e reati fiscali. Secondo i magistrati della DDA di Palermo, i fratelli Traina sono i titolari di fatto di un impianto di calcestruzzi di Porto Empedocle, intestato a dei prestanome. Chi lavora nella zona deve comprare il calcestruzzo dei fratelli Traina, solo da loro, perché? Perché così e basta. Ecco quanto hanno raccontato i collaboratori della giustizia e lo ha confermato anche un imprenditore non siciliano che ha vinto un appalto a Porto Empedocle. Ecco perché adesso lo stesso impianto di calcestruzzi è stato sequestrato perché è ritenuto strumento, mezzo per compiere il reato, per monopolizzare con metodi mafiosi il mercato del cemento, racconta Fernando Asaro, il magistrato titolare dell'inchiesta insieme ad Anna Maria Palma. I fratelli Traina sono parenti dei Grassonelli, famiglia Stiggiara di Porto Empedocle, che a cavallo degli anni 80 e 90 combatté la guerra di mafia contro Cosa Nostra. Fino ai primi anni 90 erano a fianco dei Grassonelli, poi invece quando nel 92 è scoppiata la pace, i Traina, da buoni imprenditori, si sono distaccati gradualmente dai Grassonelli per avvicinarsi alla famiglia vincente, il clan di Cosa Nostra del super latitante Luigi Putrone. I Grassonelli però non sono stati traditi e abbandonati, anzi, i Traina hanno continuato a mantenerli economicamente fuori e dentro dal carcere. L'avvicinamento dei Traina alla Cosa nostra di Luigi Putrone è dimostrato da una testimonianza che i magistrati della DDA ritengono agghiacciante. Al processo Acragas contro Cosa Nostra Grigentina, Maurizio Traina è stato citato come parte offesa perché un fratello di Maurizio, Giuseppe Traina, fu ucciso da Giuseppe Putrone, fratello di Luigi, a Porto Empedocle nel maggio del 91. Ebbene, Maurizio Traina avrebbe dichiarato il falso per rinforzare l'alibi di Giuseppe Putrone. Poi Maurizio ha commentato l'episodio con i fratelli Giorgio e Alberto e ha detto, i morti sono morti, adesso dobbiamo pensare ai vivi. Peppe Putrone ha ucciso un nostro fratello, ma a noi adesso interessa suo fratello Luigi. Intercettazioni telefoniche e ambientali allora, indagini lunghe e complesse, a cui ha lavorato la squadra mobile di Agrigento, agli ordini di Attilio Brucato e Salvatore Montemagno, i colleghi di Palermo e i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, agli ordini di Corrado Empoli. Il quarto arrestato questa mattina è Alfonso Livecchi, 43 anni, di Sicuriana, indagato nell'ambito dell'inchiesta della squadra mobile cosiddetta Ombra che il 17 febbraio del 2002 sventò la nuova famiglia di Cosa Nostra di Agrigento e Villasetta. Livecchi sarebbe la persona che il 18 dicembre del 2001 accompagnò il boss Franco Cacciatore ad un summit in Contrada Fauna, a Porto Empedocle, a cui avrebbe partecipato anche il super latitante Gerlandino Messina. Dentro l'impianto di calcestruzzi dei fratelli Traina, incontrata in Ficherna l'8 maggio del 1982, era un sabato alle 9 della sera, fu compiuta la strage degli innocenti. I killer piombarono all'improvviso e spararono sui primi tre a tiro. Morirono senza un perché Giuseppe Lala e Domenico Vecchio di Porto Empedocle e poi Simone Valenti di Favara. Chi arrivò dopo quell'agguato raccontò che tanto era il sangue per terra, che la sabbia gialla del cantiere restò macchiata di rosso per diversi giorni.